Chi c'è? Bestiacci, un piacere, un onore, bentornati in diverse forme e colori, si sa, voi siete fatti così, siete diversi, siete speciali, facente parte di un corpo unico, dell'organismo umano, sociale, che è quello appunto dell'italiano. Bestiacci, stasera un gioco che non è per voi. Rilassante, oserei dire. Che non è rilassante, oserei dire. Un gioco che si chiama Compagnia Letale. Sapete che Coop TV, ragazzi, si chiama Coop TV per un motivo. Non c'era un altro nome disponibile su Twitch. Di conseguenza, eccoci qua. La cooperativa televi la televisiva, la televisione cooperativa ritorna e ride. Ritorna con un gioco. Ritorna con. Non ritorna un cazzo, perché il gioco non abbiamo mai giocato. Però ritorna con una cooperativa, attenzione. Non è We Were Here Forever, ma è Lethal Company, un gioco per la quale ci avete rotto Forse i pure coglioni. peggio. Non lo so, non ne ho idea. Ma mi ci si sente? Ma mi ci si sente? Parla? La Ok, non... sbra. Allora, ragazzi, ci avete taggato dappertutto, su Instagram, su Ticche e Tocche e su Ballacche, dicendoci giocate a Lethal Company, giocate a Lethal Company. Pensate, eravate in 6 ad averci taggato, troppi, veramente troppi. Quindi 6 bastano per destare la nostra curiosità. Siamo andati a vedere e questo gioco effettivamente merita. Un gioco cooperativo dove degli spazionauti vanno su un pianeta alieno, questo si capisce dal trailer, poi non si sa se è così, e devono cercare di immagazzinare roba, fare insomma quello che fa un essere umano in un altro pianeta, il magazziniere. Distruggerlo. E nel mentre però ci sono bestie di diverse forme che ci vogliono mangiare perché siamo in un pianeta alieno, ci sta, e noi siamo immigrati. Bestiacce, quindi eccoci qua con una morale di vita. Non rompete i coglioni a casa degli altri. Oh, è stato detto e adesso verrà fatto anche. Va bene? Va bene? Ottimo, ottimo, mi fa piacere, Bestiacce. Chi l'è? Chi l'è? Mary Grace, grazie mille bestiaccia, Ruth Valhalla. Comunque, posso, io voglio dirvi una cosa, ragazzi. Il giorno dopo è ancora più bello. Ovviamente sapete a cosa mi riferisco. Io no, però va Ma il bene. fatto che Starfield non è stato. No, non è vero, dai. Il fatto che Hogwarts Legacy non sia stato nominato. Ma io continuo a Ecco, leggere io qualche ce l'avevo con Hogwarts commento, Legacy. c'è gente qua e là che dice: Un po' Ma scusate, è stata, Hogwarts sì. Legacy? Ma e io vi risponderei: Ma Che scusa, perché non taci? godo. Perché non stai zitta? Su Perché Hogwarts Legacy sempre, è come sempre. godo. Come godo, porco Giuda, come godo. Anch'io godo. Non bisognerebbe godere degli insuccessi degli altri, però è No, anche ma io non vero che non è godo per vero. l'insuccesso, io godo per la gente che rompe i coglioni, io Ma godo per ragazzi, quello. Lies of P è un gioco Ma le ha decente. prese due Basta. nomination la Esopia alla fine, quello ha fatto, Ba ragazzi, ci ba sta, basta. allora. Non ha il potenziale per No. essere nominato gioco dell'anno la Esopia, con tutto il Lies of bene, eh. P è un bel gioco semplicemente perché è un copia e incolla di altri bei giochi. Basta, non può meritare gioco dell'anno un gioco che è un cazzo di copia e incolla della From Software. Non lo può meritare, ragazzi. E se si tratta semplicemente di un normalissimo ragionamento, Si è preso non due è neanche giusto. nomination, giusto? Non Quindi sarebbe. Starfield, Se è preso l'esempio. due nomination, non dovrebbe neanche venire nominato, secondo me. Vabbè, dai, per Ma best la cantina. Ma best design. design de che? Ma che Dopo cazzo magari vuol non lo vince, dire? poi dopo magari non lo vincerà, però comunque la Ma nomination no, ma no, ma è già no. qualcosa, dai. Non è proprio così, non è poi così, non è Ma proprio anche uno dei. Resident Evil 4 remake, ma non va bene, ragazzi. Stessa solfa, basta con sti cazzo di. Cioè, per me, io sono molto selettivo. Per me, Evidente i remake. GOTY dovrebbero, ai GOTY dovrebbero partecipare soltanto determinati giochi, non tutti i giochi che escono nel 2000, in quell'anno specifico. Poi, tra l'altro, lasciamo perdere che quest'anno è stato pure un anno di merda, ludicamente parlando, se non eccetto qualche perla, però quella perla è stata Però in realtà è magistrale. romantico, perché qualsiasi gioco esce in quell'anno può aspirare a vincere un gioco romantico. Romantico. Tu fai un indie quell'anno e il gioco migliore uscito quell'anno può arrivare ai GOTY. Tipo c'è Il miglior indie Celeste romantico è? 50 anni fa. E il migliore indie romantico è. Brumble. Esatto, bravo. Allora, bestiacce, ci siamo. Molti di voi mi hanno chiesto perché ogni tanto ti inclini a destra o ti inclini a sinistra. C'è una barzelletta, ragazzi, che Ah, vorrei no, che raccontarvi. Non scorreggiano. so se lo conoscete. Ecco, la spoilerata, è inutile che vi racconto più un Non cazzo. Basta. Parla di un nonno che scorreggia, che si inclinava a destra e si inclinava a pensavo sinistra. l'avessi In azzeccato. realtà no, non è per questo motivo. Il motivo è molto semplice. Sì, non ho spazio per scorreggiare, mi devo spostare. Comunque, ragazzi, allora, incredibile ma vero, stasera appunto Lethal Company non abbiamo in realtà, dice, no, non ci sono notizie interessanti per il TGD, no? Quindi non c'è un cazzo di cui parlare, perché?
Perché non c'è niente di cui parlare dopo i Game Awards, in realtà sono sempre le solite chiacchiere. Volendo ci sono dicerie su GTA, ho sentito dire che tra un mese uscirà il trailer e la gente è impazzita sui social perché tra un mese esce il trailer di un gioco che esce tra 5 anni. Non ci vedrà un cazzo. Incredibile, come siamo messi male. Incredibile, come siamo messi male. Di notizie ce ne sono, quella. Vado a prenderne giusta uno al volo. Vabbè, prendere una a caso. Sì, vai, sì, proprio la notizia più interessante che proprio posso, si può ricondurre proprio al volo, che dici, mamma mia. Little Devil Inside, chiamate chi l'ha visto, ma ragazzi. Che c'entra, Little Devil Inside, ragazzi, è una menzogna, una bugia, non è assolutamente... Per me, non è mai esistito, cioè, sogno collettivo. Eccola qui, ragazzi. Oh, finalmente, questa è la notizia del secolo. IGN valuta le console, a quanto pare, non lo sapevo. Ma come 8? E ha dato 8 al PlayStation Portal. Ma che cazzo hanno bevuto? Perché lo voglio anch'io. Cioè, non so se... Ha dato 8 alla PlayStation Portal. Non so chi di voi, ragazzi, sta pensando di spendere 200 euro per questa console. Forse il fatto che costi poco potrebbe essere, stavo per dire, allattante. Però se ci sta, allattante. No, ragazzi, 8 non è quella cifra che gli è arrivata via bonifico sul conto in banca. Assolutamente sì, no. Gli hanno dato 8 da dollari. Gli hanno dato 8 dollari. Gli hanno dato 8 dollari per fare questo post. E si svendono con poco. E questa è la cosa inquietante, ragazzi, dei giornalisti. Comunque, detto ciò, a quanto pare fatto una valutazione scientifica, hanno avuto degli studi dell'università di Cambridge e della California, hanno scoperto che questa console vale 8. Quindi che cosa state aspettando? Andate in un negozio e dite: io sono disposto a darti 8. Figa, per però pure i voti all'hardware, alle console 9, prego, la mia pena del contrappasso. Ma l'hanno fatto anche per la PlayStation e per l'Xbox, non mi ricordo. Non voglio saperlo, no, perché cioè, i voti anche alle console. Alle console io me ne vado. Incredibile. Vabbè, comunque, ragazzi, 8. La console, tra l'altro, mi rettifico perché l'altra volta che ne stavamo parlando mi è stato detto anche su YouTube, ormai fonte di conoscenza. Anche di grandi verità. No, fermati. Ah, ok. Alcuni di voi mi hanno commentato, mi hanno detto, no, Dino, ti correggo su una cosa perché sbagli sempre. Ascoltami un attimo, io ho assolutamente ragione. La console si può connettere dove cazzo vuoi alla tua PlayStation 5, a patto che tu abbia il Wi-Fi e una PlayStation 5, ovviamente. Quindi effettivamente c'è della portatilità, serve la streaming, portatilità però in streaming non serve la è in streaming, in streaming così. sì e fa il mirroring del monitor, cioè tu clicchi... che cazzo di connessione devi avere, cioè vabbè, lascia un pezzo. No vabbè, ma non so come funziona, secondo me connessione di casa funzionerà. Mettiamo caso che fai il pendolare mentre sei in treno e viaggi, col cazzo che riesci a fare il mirroring della tua console e soprattutto a non avere un input lag il gioco, è impossibile. Allora che minchia, serve la portabilità? Io lo continuerò a ripetere, serve a poter cacare con la PlayStation in mano. Serve a poter giocare in salotto mentre c'hai i parenti che intanto a Natale magari. Sì, in quel periodo è molto specifica come console, serve per quell'individuo che purtroppo non può isolarsi completamente. Cioè magari solo una tele in casa. E quindi esatto, accendi la PlayStation e accendi sta affare e tu sul tuo divano puoi giocare alla PlayStation mentre gli altri guardano la televisione. La mamma e la zia guardano i filmini del battesimo, l'ennesima volta i filmini del battesimo. Mentre le donne fanno le cose da donna, insomma. No. Cosa ho detto di male? Cosa ho detto di male? Tutto. Va bene, perfetto. Ragazzi, non siate donne, questa è la nuova. C'ho la barba tagliata male, ma nuova... apposta. Il mio stile. Ma tu non ti sei reso conto che hai proprio un tocco di barba sotto la mascella? Sì. Ma fa schifo, fa. Mentre mi rasavo non l'ho visto. Ma tu questo discorso l'hai fatto l'altra volta, è una settimana che sei conciato tanto, così. Tanto ormai sta già, che cazzo, ho spento a sto fuoco. Ma infatti io non so per quale motivo, però vabbè. Allora, bestiacci, iniziamo a giocare, io direi di partire, abbiamo settato il gioco, siamo pronti, Lethal Company, nuova esperienza. Che qui, ha ragione Daxin, una treccina che c'è da che qui. Schifo, che schifo, porca puttana, siamo una malattia poi. Cazzo stai ma dicendo? Che cazzo dite, che poi ci crede, ma voi non avete ancora capito che lui non è l'influencer che influenza, lui è l'influencer che si fa influenzare. Fate molta attenzione, lui è una specie protetta, ragazzi, se gli dite fatti del male, lui si fa del male, non fatelo per favore, non fatelo. Ti devo mutare su Discord, no, silenziati tu. Ah no, no, ti devo, sì bravo, hai ragione, ci dobbiamo mutare entrambi, no, ma mutiamoci dopo quando il gioco è... Sì, dopo. Allora, online, recommended, gioco si può giocare online o no, non fatevi ingannare dalla grafica, sarà molto divertente. Osto,
ovviamente tutto quanto in inglese. Bellissimo, Odin's Crew. Friends Only. Crosta, stavo ancora pensando a Crosta. Confirm. Andrea, dammi $100, ma proprio dollari. Ma scusami, così? Spavento. E come, fa? Come faccio ad invitarti? Invita una friends. Lobby. Ti ho inviato un, ti ho invitato una lobby. Welcome to your first day on the job. Odin's Crew. Odin's Crew. Sembra il nome di un gioco, fermati. Ale! Ah, ok, ti sento quadruplo. Tu mi senti? Sì. Ma due volte mi senti? Sì, due volte. Mutati su Discord. Sì, ti muto su Discord. No, mutati te. Io mi muto a me. Mi sono mutato, mi senti? Sì. Mi senti doppio? Aspetta che muto io. No, ok, mi sento normale. Mi senti normale? Ma mi senti dal gioco? Io ti sento, ma mi senti dal gioco? Sì. Mi senti da dove cazzo mi senti? Sì, dentro dal gioco. Oh, sì. Ecco ragazzi. Ora, anche tu mi senti dal gioco. Sì. La peculiarità di questo gioco è appunto il fatto che l'audio è preponderante. Io non so perché ho l'elmo sporco, tra l'altro. Borderlands mi ricorda la grafica. Salta. Che insulto. Salta. Bravo. Cosa dobbiamo fare? Ci vedono pure le mani, incredibile. Sprint Shift Scan RMB. Che è sta roba? Ah, se schiacci il tasto destro scansiono. Bellissimo. Che è sta? Coil. Require Battery Powered Item. Charge coil. Batteries. Questo è per caricare le batterie. E chi ci serve? Coil sarebbe bobina in italiano. Aspetta che grabbo qua. Cos'è che c'è scritto? Manuale. Z per inspezione close. Press. Wow. Incredibile. Please enter favorite animal. Veramente mi sta facendo queste domande. Ma sto male. Aspetta, ma non sto leggendo un cazzo. Warning, the service. E che cazzo serve sta? No, amo, io sto male, io morta. Using your eco scanner. Compli il mio animale preferito. Il mio animale preferito è. Ah, ok, quando usiamo lo scanner, se c'è il verde l'oggetto è interessante, se c'è il giallo l'oggetto potrebbe essere riportato alla compagnia e scambiato per qualche valore, oppure rosso, qualcosa di biologico come la wildlife, come la vita potrebbe assaltarci da un momento all'altro. Buono. Please describe your role in team dynamic. Descrivi il tuo ruolo nella dinamica del team. Allora, tu scrivi, io sono quello Gaio, scrivi. Mi scrivo ciao. Guarda che bello ragazzi, però è fatto benissimo, guarda, quando guarda la tastiera, guarda la tastiera, quando guarda il monitor, guarda la tastiera, è fatto da Dio. È incredibile. Allora, help, proviamo a scrivere help. Allora, io cerco un cacciavite che ti foro le bombole d'ossigeno, voglio vedere che succede allora, dopo. Moons, to see the list of moons, che l'autopilota può portarci di su. Poi store, per vedere il negozio, bestiario. Sì, ma non è ancora iniziato il gioco, comunque. Vabbè, fallo tu così lo vede anche la chat. Vai, ok, allora ti spiego come funziona. Allora, qua c'è scritto, aspetta che rileggo. Che cosa vedi? Sembri uno di quelli che vuole convincermi a scriverci in palestra in mezzo alla strada. Beh, più o meno. Se tu quando scan... Concentrati! Se tu quando scannerizzi vedi qualcosa di verde, vuol dire che c'è un oggetto di interesse nelle vicinanze. Okay. E allora a quel punto ma che cazzo ridete? Se invece vedi un oggetto giallo, vuol dire che c'è qualcosa di interesse per la compagnia che dobbiamo riportare sulla nave. Se invece vedi una schermata rossa, vedi un punto rosso, vuol dire che potrebbe esserci della vita extraterrestre, che potrebbe farci un culo. Va bene? Quindi rosso come c'è macro. Cioè non hai ascoltato un cazzo, non no, hai ascoltato. È come dove bastava che dicessi è come c'è macro. Ah, purchase the tool, possiamo comprare tutto quello che ci serve, bla bla bla, dalla schermata. È qua. Ma che cazzo me ne... E se ti levi no. Usa il monitor, fagli vedere ma levati dal cazzo. Oh. Bello, molto Windows. Come molto. Funziona? Press enter. Favorite animal. Io ho scritto beluga. Il mio animale preferito è l'umano. Human. Please describe your role in team dynamic. Human. welcome to the Fortune 9. Ok, il pianeta si chiama Fortuna 9. Help. Vediamo i commenti. Vediamo anche bestiare. Tu sei. List of month of the Upton store. Domanda, ma sai se è procedurale? Penso di sì. Walkie talkie, flashlight, shovel, lockpicker, pro-life. Vabbè, il pro-life, cioè, attenzione, Andrea. Vabbè, senti, pure facciamo partire pro-life. La missione. Tu sei pro-life. Facciamo partire la missione e basta, non mi interessa sapere nient'altro. Random seed sei qualcosa. Però io. Oh.
Ci siamo? Senza attrezzi? Ci siamo. Ma non servono gli attrezzi. Siamo noi gli attrezzi. Attenzione, la periferia. Level B. Bella Milano, eh. Sono le 8 del mattino, c'è il sole. C'è bella, non so se siete riusciti a leggerlo. Schiaccia il tasto destro. Nuova creatura? Dov'è? Circuit Bees. Ci sono le api. Vado a vedere. Ecco cos'era quel ronzio. The Bees. Porco! No. Andrea! No! Un retino! Un deodorante! Aiuto, qualcosa! No. Il TNT! Aiuto! Ti prego, no! Mai lanciarsi sugli alveari. Dov'è che ho la vita? Dove mi segna allora, la vita? Non so se sto male, ma appunto. Guarda se no, c'ho. No, stai bene. Ce li ho sulla tuta? Levali. No, stai bene. Stai bene, tutto a posto, respira. Comunque dicevo, dai video la grafica mi sembrava fastidiosa, ma in realtà è piacere. Adesso che ci sto provando, ci sta. Oh, salgo la sta scala, vediamo che cazzo troviamo. Let go. Ma non c'è niente qui. Ah, c'è un'entrata principale di là, possiamo andare di là. Vedete, è esplorativo il gioco. C'è un'entrata principale. Dobbiamo farci vai, tutto il giro, ma che due coglioni. Ma abbiamo almeno una torcia, qualcosa? No, torniamo indietro a comprare la roba, dai. Aspetta. Vado. Vai a acquistare. Allora, abbiamo la stamina, che è quella roba in alto a sinistra. Vabbè, la vedete, c'è una sorta di cerchio sotto il maestro. Ma i walkie talkie, visto che noi guardiamo quella roba che del vuol dire, che vuol dire... Che succede? No, le api! Chiudi! The panel! Open the door! Chiudila! Chiudi the door! The beach! Oh! Store! Ah, guarda che c'è la mappa pure, che figo! Start the ship! Ah, poi okay, possiamo partire quando cazzo vogliamo! Ok. Mi piace già sto gioco, ragazzi! La... Poverino! Aspetta, ho in difficoltà! Devo capire, l'ho scritto, ma... Confirm or deny, please confirm. Ma non abbiamo soldi, Andrea, probabilmente, no? No, ce ne abbiamo 60, sono quelli sopra. Oddio. Come ne abbiamo 60? Chi è che ha aperto sì, la porta? L'ho comprata. E dove l'ho sono? Comprata. Quante ne hai comprate? Beh, una, ne ho comprata una. Come faccio a equipaggiarmela? E dov'è? Da dove c'è la caga fuori? Qua. È la domanda chiave. L'uomo chiave. E dov'è, Andrea? Ma forse storage, aspetta, vediamo. Aspetta che leggo le istruzioni, va. No, dove cazzo è qua? General Michelin tips for the job. Use the electronic coil located to write interior of world. In order to prevent the risk damage. L'inventario, come si vede l'inventario? Tasto I, non c'è, no. I, boh, ma che cazzo ne so. GG l'inventario, F di torcia. Ma che è sta musica? Che cazzo è sta musica? Non capisco dove l'ho comprata, ragazzi, la torcia, perché è mascherata. Ma i cos'è soldi, sta musica? Il gelataio. Ma cosa succede? Cos'è sto ritmo? Andrea. Ma no, era lì, c'era da comprare la roba lì, ma porca puttana! Era scesa la nave per darci l'item, Andrea, abbiamo speso 60 per niente. No, per 15, quindi vabbè, gli rispendo. Questo cos'è? Ma vaffanculo, ricominciando da capo? Io sono un perfezionista. Ma dove li vedi i soldi? Io non li vedo i soldi, scusami. Sono quei 60 sopra la vita. Ma non ho alcun 60, io ho 0 LB. C'è uno 60, sono di famiglia ricca. Controllo dall'alto se c'è qualcosa. Non spesi altri per bella te. Bella sta roulotte. Allora adesso dovrebbe atterrare dal cielo. Dov'è? E che ne so io? Eccola, vado. Ma proprio qua. Ah! Andrea, che succede? Ah! Aiuto! Ma che cazzo è successo? Andrea, mi senti? Non ti riporterò a casa. Mangiate lui. È andata molto bene la prima missione. Ma sì, dai, era di prova. The autopilot will not attempt to fly to the... No. Guarda, l'astronave si è proprio rotta il cazzo di noi, cioè se ne va, manco recupera i corpi. È andata molto bene, ragazzi. Come primo tentativo ci sta. Allora, tranquilli, ragazzi, perché da adesso in poi abbiamo solo 5 ore di divertimento da trascorrere insieme con questo gioco.
Fines. 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 Siamo morti in modo fine, ce lo fa capire il gioco. Allora, ma i soldi che ho speso non me li ridà? Certo che non te li ridà, non te li meriti. Allora, facciamo una roba, fa provare a me, va. Magari c'ho i soldi io. Vai, apri. Allora, devo fare store. Flashlight. 60, l'hai in alto. No, io ho 18, 18. Flashlight. Confirm o deny? Cosa fa? Confirm? Confirm, vai. Flashlight confirm. Our contractor enjoy fast free shipping while on the job and purchase the item will arrive only at the your approximate location. Allora, quando ci trasporteremo avremo delle torce. Iniziamo la missione, okay. E via. Vai, vai, inizia. Sperando non ci siano le A. Sperando non ci siano le A. Eccoci. Oh... Ship, ok. Ship che vuol dire ce l'hanno fregata. Sì, sì, lo ship, il famoso ship. Vediamo se ci sono ancora le api, spero di no, però. Allora, andiamo quatti quatti e zitti zitti, perché qua sembra abbastanza minaccioso questo mondo. Lo scanner non rileva niente. Adesso dovrebbe cadere dal cielo... Consegna, il globo, dov'è? Dovrebbe cadere dal cielo qualcosa. Se no, Andrea, andiamo senza torcia e vaffanculo, francamente. Anche perché se non abbiamo soldi... Ma credo fortemente... Sono fregati i soldi. Vedete ragazzi, perché mi fido solo di Amazon. Eccolo qua. Ecco. Eccole qua le torce. Basta musica. Presa. Dov'è, oh, dov'è la torre? Dov'è qua la ce n'era un'altra, l'avevo vista giù per terra un'altra. L'hai presa? Non c'è, non vedo niente. Non mi interessa Andrea, sono nel muto. Solo una. Sta musica è sì. Vabbè Andrea, sarò io la luce dei tuoi occhi, dai muoviti. Vabbè sì, fanculo. Allora, adesso spero se ne vada vivamente subito questa fastidiosissima soundtrack. Main entrance. Non ho capito un cazzo di quello che hai detto. Seguimi. Allora, okay. Saliamo per di qua. Allora, attenzione. Main entrance che vuol dire entrata cattiva. Esatto. Eccoci qua. Vuol dire proprio quello, tu scannerizza tutto, Andrea. Tasto destro per scannerizzare, non si sa mai. Non c'è niente. Tranquillo, vai. Enter. Madonna. Drop flashlight, toggle light. Oh, ecco! Lo senti? Andrea, salta molto forte, dai. Qua non c'è gravità, vediamo che succede. Lo senti l'eco? Sì, lo sento l'eco. Bellissimo. Ma sei la rottura di coglione di spazzare il pavimento qua? Come fai? C'è la rete, c'è la grata. Ma non puoi. No, ma guarda che se c'è un datore di lavoro stronzo te lo fa fare proprio con la paglietta, quella per i... Sì, qua sì, è sì, rotto. Qua si è rotto tutto. Salta lì sulla trave. Possiamo passare? Oh Cristo, Andrea? Vai. Horror? Eh sì. È horror? Eh? No, è il... Ave Maria. Guarda, grazie, veramente grazie. No, ma è eccezionale, Andrea. Ah, t'ho reso credente questa performance. Sì, sì, adesso non ho più dubbi nella sua esistenza. Qua è... Dovrebbe, teoricamente questo qua è Madonna santa, è il reparto per... Io sto scannerizzando, ma non... Sì, c'è la sottoscala dell'immondizia. Comunque non vedo niente di rosso, di giallo, di verde. Ah, siamo andati dall'altra parte. Perfetto. Ok, bravo. Half-Life. Buono. Via! Via! Cos'è? Non lo so! Via! Che cazzo era? È dietro di te! Vita aliena! C'è vita oltre la terra! Spingilo giù! Dove va? Mandalo ma poverino, via, ma arranca, ma che? Ma mi fa tenerezza. Dove è andato? Lasciali vivere la sua vita. E quello, ragazzi, era un cucciolo. Guarda che più andiamo lontani più si distorce la voce. Vai lontano. Ma sì, lo so. Senti. Vai più lontano, Andrea. Non ti sento ancora bene. Vai più lontano. Vai. Tu vai. Vai. Alleluia. Ok. Niente, vai. Tu vai. T'ho detto, vai. Ma come cazzo facciamo, scusa? Ci vogliono le armi. No. Sei morto? No. Cristo, no, sono due. No,
ma manco guardare. Sono scritto, hanno mandato al data center, abbiamo mandato delle informazioni sulle creature. Dove sei? Sono al piano di sotto, sono al piano di sotto, c'è un problema qui. Cosa hai detto? Me l'hanno tolto e rubato. Ma è gigante, ragazzi, ci sta, siamo in un pianeta alieno. Che cazzo è sta roba? Mi senti? Questo è al buio, è incredibile quello che sto vedendo. Allora Andrea, Andrea, ascoltami. Dimmi quando si accende. Dimmi che eccomi. Cretina! Eccomi. Che c'è? Ho tolto la luce, aspetta. Ah, eri tu. Ero io, eri sì. Guarda, ha sparato la ragnatela. Possiamo passare? Incappolati. Bello, bello. Vieni, mi piace sto gioco, è strutturato bene. Cos'è? Ma non c'è niente da raccogliere, scusami. No, sto scannerizzando ma non vedo nulla. Ma l'obiettivo della missione qual è? C'è scritto da qualche parte? Recuperare oggetti. Ok. Qua c'è qualcosa, Che hai preso? Che cazzo ho preso? Non lo so, sembra un cameriere, in questo momento. Desidera? No, sai che sembra? Sai quei bigoldi che hanno la roba per suonare? Questa è la nostra lista dei vini, prego, è la nostra lista dei no, vini. No, hai presente la lamiera che si suona? Che fa... Ah, sì, la musica da strada. Sì, da strada, più che strada. Ma che ci dobbiamo fare? Peso 26 libbre comunque. Vabbè, la vuoi che la riporto all'astronave, magari? Minchia, una drop. Ma è un pezzo, drop metal sheet. Che vuol dire, ragazzi, fai cadere cacca metallo. Vabbè, ce lo portiamo dietro, che cazzo devo dire. Ma non te lo vedo più in mano, dov'è? Ma non si accende più la luce? Ma ce l'hai in mano? Andrea, che domande mi fai? È abbastanza imbarazzante. Non vedo il tuo personaggio. No, ce l'ho in tasca, no? Ah, è qua. Giustamente. Però non mi fa più accendere la luce. Ma è morto il ragno. Si sarà scaricato. No, è vivo. No, forse l'ho ucciso io, non mi ricordo. Spider. Se ci lancio. Molte volte non mi ricordo di quello se che ci faccio. Lancio il metal sheet. Vai minchia. E vabbè, ragazzi, è lì. Non dovevo. E come facciamo? Ma dov'è Andrea? Andrea? Ciao. Ma si è spenta la luce, non si accende più, Andrea. È finita, si sarà scaricata. Ah, dici che si scarica? No, magari qui non fa luce perché c'è luce, cioè penso sia per quello. Ma va, che cazzo c'entra? Allora, facciamo una roba, torniamo... Sento dei suoni. Torniamo su. Cerchiamo di sorpassare il ragno. Va bene. E poi torniamo con questi preziosi item. Noi siamo degli addetti al riciclaggio, ragazzi. Sai cosa mi dici? Sai che film mi sta dando? Te lo ricordi Icarus Wolf 28? Oh, gli hai fatto il bidet. Cosa gli hai fatto? Gli hai appoggiato. Mi ha fatto male. Oh, sono senza vita. Aspetta, provo a smollarlo da lì. Ma guarda, se spegniamo la luce, forse se ne va. No, critical injury. Che scena patetica. Stai qua, aspetta che spengo la luce. Dimmi quando ho spento la luce giusta. Vai. Adesso dammi mezz'ora che passo. Sì. Che il volume, Andrea, te lo devo abbassare. Però perché quando mi parli a fianco non sento un cazzo. Se fai tab c'è voice volume. Parla? Ta. Meglio. Sbra. Oh, bravo, l'hai spento, torna su. Tutto spento, allora questo è il quadrante, sì, vabbè sì. E non ho la... Che va la torcia. E non ho la luce. Ma che vedi che va la torcia? Non sta andando un cazzo. Vai al buio, io prima l'ho superata al buio. Salve. Non mi piace. Vai. È ancora qua. Ma è finita. Ma se saliamo qua? No. Vado, Prova a superarlo con un salto, vai. Ecco. No, che brutta morte. Prova a recuperare le tue esequie. Grab. Ok. Prossima volta provaci tu. No! Come faccio a dropparti? Ti sta nutrendo della mia carne. Libera! Respira! Cioè, mi sta soffocando.
Io l'ho fatto il soccorso là, corso di pronto Infatti soccorso, ho nessuno è fatto esplodere un sopravvissuto. manichino, da quanta foga ci mettevo. Hanno dovuto soccorrere Non so lui se. dopo che ha provato a soccorrere il manichino, perché Non so effettivamente. se. Però non funziona, vedo che sei esploso pure tu. Ma mi Quindi senti? No, non niente, mi sente. Quando muoio non mi sente, è vero? No, finita. non mi sente, Vabbè, perfetto. Meno ti male. riporto alla nave così possiamo riportare un corpo alla famiglia, dai. Non ho una famiglia, però va Ma bene. mi senti tu? Io ti sento, sì. Penso di no, che non mi sento. Non posso neanche scrivergli. Vabbè, non importa. Tell autopilot to leave the. Oh, posso Quando dire. siamo Posso dire pronti, all'autopilota di non posso abbandonarlo e sentirti. lasciarlo Spero qui? che voi siate Sì! là in Zitti. Zitti. Ho detto alla nave di tornare a casa. Vediamo se se ne accorge. Dove cazzo è l'astronave? Vedo nulla. Non vedo nulla. Ma Non perché non posso essere felice? vedo una minchia. Tra l'altro basta il mio voto perché sono io Lost. Guardatelo, guardatelo. Cioè Dov'è? guardatelo, immaginatelo perché non si vede un cazzo. Ce l'ho fatta. Come ce l'ho Ce fatta? l'ho fatta. Ma scusa. Cos'è? Che Porco cazzo è? due! Ho sentito la tua voce tipo ghost Che per un cazzo era, secondo. Andrea? Non lo so, ho sentito un ruggito e sono morto. Ma perché ridevi? Io ti vedevo ridere nella morte, ma non ti sentivo. Io non ti Perché sentivo. nella morte si ride, Andrea. Infatti c'è chi Cosa è dice successo? Io appunto non il ci dico. beffardo in Ma mi confronto alla sentivate? morte. Ma mi sentivate voi? Ah, io sono l'employee più, come si chiama? Il più Tu mi pigro. sentivi? Zero esperienza. Sì, ti sentivo, Cristo Dio, ti sentivo e te l'ho detto solo 6 volte che ti sentivo. Un giorno rimasto? Ah, dobbiamo fare le robe entro tot. Bene. Cambio la tuta. A posto, No. cambiata la tuta. Ma abbiamo dei soldi. Ma come facciamo ad andare avanti così? E ci serve un'arma. Boombox? Zap gun. Ma costa 400 l'arma. Niente, Andrea, Zap gun. dobbiamo andare con i nostri soli sforzi momentaneamente. Senza torce e senza un cazzo, Andiamo. via. Dobbiamo provare a farcela. Comunque, ragazzi, il gioco mi ha già conquistato, eh. È fighissimo. Mi sta già No, vabbè, piacendo. ci sta, è molto, molto Celestian Body carino. 41 Experimentation. Preparatevi. Un corpo celestiale, ragazzi, si sa, è quello che Dio ci ha Comunque donato. devi apprezzare la mia solerzia nel portare il tuo, nel riportare il tuo Ma cadavere siamo già indietro. atterrati? Non lo so, non mi sembra Milano a novembre. Ma non va bene. Andrea, io non vedo un cazzo. Bene. Fendinebbia? E non c'è. Usa lo scanner. Main Vai in entrance, entrance. vai, entra, vai dritto, vai dritto, Ma vai dritto. porco due, e qui non. Ma La come si nebbia fa? Ma come alta. si fa a lavorare in queste condizioni, però? Perdonami. Comunque i piedi sono più fighi di Starfield, l'ho detto. Sì, c'è più randomicità. Devo trovare una scala, c'era una scala qui. Ho paura. C'è un albero. Figa, dopo quello che ho Ho trovato visto, la scala. dopo quello che ho visto. Seguimi. Bravo. E non ci passano neanche il dentista. Ah, sul sole, il sole. Ice Sole. Comunque, ragazzi, mi sono reso conto che non vi ho ancora salutato. Anche oggi non vi abbiamo salutati. Sì, È stiamo incredibile. cambiando, È secondo me. incredibile. Come si può entrare da qui? Stanno diventando quel tipo di content Senti creator. l'eco, bellissimo. Ma vi saluteremo E dopo. lo sai cosa ha Che è fatto? stato? Vabbè, sti cazzi. Entriamo. Ciao. Ciao. Allora, qui abbiamo un problema. Perché qua. L'audio però è eccezionale sto gioco. L'audio è eccezionale, sì, però qua noi non abbiamo l'elettricità, no? Mi pare di aver No. capito. Dobbiamo trovare il relè. Allora, qua. Vedi che sono già cambiate le cose? Sì, è random. Che cazzo. Ok, dobbiamo trovare un modo per portare la corrente qua, perché c'è un modo per portare la corrente qua. No, I relè giù c'erano più leve, io lì no? non entro. Bene. Chiudi, chiudi, chiudi. Ah, dobbiamo scendere giù. Toh, scale. Proviamo a salire a sto punto. Oh, sali, 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 perché la vita è fatta a scale. Dust pan. Buono. Ciappiamolo su. Bello. Daspan. Ho una cosa per la polvere, Andrea. La Swiffer. Più o meno, no, è proprio una cazzuola. Beh, che bello, il termine cazzuol. Non so a cosa serva tutto ciò.
Drop dust pan? Mai. Vabbè, abbiamo un dust pan. Saliamo al piano di sopra. Vai, sali, sali, sali. Ma c'era palesemente una porta. Vedi come gioca, come funziona la randomicità di questo gioco, ragazzi. Eh sì, sto vedendo quegli schermi, tipo Neo alla fine del primo Matrix, che vede il codice di gioco. Assolutamente, guarda che c'è il TiVo qua per registrare la televisione. Qua abbiamo il decoder. Qua c'è un po' di roba. Qua, no, qua, qua ci minavano i bitcoin. Procediamo a cercare sto cazzo di. Se, come l'altra volta, ripeto, se. Dust pan, toh, un altro. Mio. Abbiamo due dust pan. Se, come l'altra volta, troviamo il relè, forse possiamo in qualche modo accendere la luce. Mi sa che dobbiamo andare per forza di qua, sai? Sai che è l'unica. Cristo. Allora, sta zitto, eh? Shh, sì, zitto, eh? Guarda. Seguiamo i tubi. Shh, zitti. Testa di minchia. Ok, siamo dall'altra parte. Ma mi ci sentono... È tipo dei monologi che i mostri sentono il nostro audio e ci rincorrono. Sta zitto, che sto toccando... Lo posso toccare il buio? È solito. Cannot pulp valve? Cannot... Gira. Non posso cannottare, non si può, è cannot, vedi? Cannot. Eh certo, è attaccata al nulla, guarda. Non è... E questo è vero. Strano però. Che serve sta valvola? Sarà abbastanza pressione. Oh, cazzo, c'è un motore! Mio! Oh, prendilo. Abbiamo un motore, peso 16 libbre. Beh, questo vale, eh? Sì, questo lo vendiamo a peso d'oro. Allora, riconducimi a casa, questo è importante portarlo a casa, credo abbia... Sì, credo... comunque siamo quelli, siamo tipo Wall, facciamo il lavoro di Wall-E, no? Sì, noi andiamo a ripulire... Le lune. No, qua no, mai, io qua dentro non ci entro. Okay. Fammi strada. Vai, esci. Buono. Casa dov'è? Alle spalle? Il mondo è avanti. Ok, aspetta, perfetto. Ci serve la scala, come l'altra volta. Vabbè, ma anche lanciarti. Guarda, quando l'audio si smarme... Non posso! Devo buttarlo giù, Andrea. Ah, oh, Cristo. Tiralo, lo ritroveremo, stai tranquillo. Aspetta. Non si può. Come faccio? Aspetta, dallo a me. E non si può, devo buttarlo giù. Forse se lo prendo. Ok, lo prendo, eh. Vai, scendi. Ma capisci che c'è un problema di base? Dopo io lo do alla terza persona che c'è dietro. Bravo, vedi, stai iniziando a trovare una falla nel tuo ragionamento. Buttati giù. Vabbè, ok. Stai bene? Vieni. Sì. Però bisogna che tu mi faccia strada che non vedo un cazzo. Aspetta. Vai. Dov'è la nave? Dove cazzo? Lo sto scannerizzando, non me la scannerizza. Ho paura. Dove cazzo è la nave? Aiuto. Mi vedi? Seguimi, sì, eh. Sì, sì. Ma siamo scemi. Non vedo un cazzo. Main entrance. Dov'è la nave? Cos'è sta roba? Entrance. Cos'è sta ombra qui? Non ti vedo più, aspetta! Mi sono girato mezzo secondo e ti ho perso! Aspetta, dove sei? Andrea, non ti sento! Ship! Dove sei? Ferma, eccomi! Seguimi! Oh, vedo la nave, seguimi! Bene, ma manco sulle Dolomiti! Vai! Vai, corro, Ma non è la nave quella! C'è scritto ship! No, sì, è la nave, Vai quattro però, perché potrebbero esserci bestie, Quanto pare! Ok. Boh, sali su. Hands full mi dice, come faccio? Non ne ho la minima idea. Ah, beh, ha senso. Ah, bastava saltare. Oh, collezionato. Che cazzo fai? Aiuto, mano che mi sono... Tu sell just e terminal to rot the ship. Ok, vai al terminale e vendilo al terminale. Ah, ok. Lo puoi collezionare se vuoi, altrimenti puoi forse metterlo qua dentro, non lo so. Possiamo collezionare più roba. Sempre... Anzi, full, come faccio bene. Store, lasciate, non è pratico, storage. Ragazzi. Si può fare. Faccio allora, storage.
Ragazzi, noi facciamo così, siamo quelli che rivendono ciò che trovano, siamo quelli che vi rubano i cavi di rame in casa, siamo quelli che fanno della spazzatura una ricchezza, siamo quelli che non ti aspetteresti mai di trovare in quel vicolo cieco la notte, siamo quelli che... Poi un giorno riusciremo a venderlo. Io non posso mai contare su di te. To see the list of commands, to access object, place it into stores, to see the list of wildlife record. Ah, bestiari. Ah, qua è vero, qua se troviamo una batteria possiamo fare, possiamo attaccarla qui, guarda. Circuit bees, snare flans, bunker spider, eh? Che cazzo hai fatto? Minchia Andrea, però tu non mi dai tempo di capire un cazzo. Sto sfondando la nave. Ma non si può vendere. Ship upgrade. No, ce l'ho comprato. Select ship the corridor. Abbiamo... Ti è arrivato un messaggino, Andrea, l'abbiamo sentito tutti. Lo so. Bye and info... Metto silenzioso, scusate. Use word. Poi messaggino. Quanto boomer la parola messaggino. Non c'è. Sell si scrive con due L, sì. Sì. E non si può sellare. Sell e freezer, tra l'altro. Ah, sei proprio un figlio degli anni 90. Senti, sta roba la metto per sicurezza qua dentro, va. Porca di quattro troia. Store the item. Non puoi, l'ho provato tre ore io. Ma buttalo lì, buttalo qua. Quindi non si può, ma si deve vendere in qualche modo, scusatemi. Su storage dite? No, ma su storage ho provato, non c'è scritto niente. No, ci dice che bisogna storare l'item. Non item store, ma dov'è? Moving dov'è? An object with B, press X to restore. B. Dove cazzo è B? Ah, se faccio B. Non fa niente. X. Non fa niente. Prova. No, ma ci sta dando i comandi del pad. Ah, non posso. Nothing to store, mi dicevo. Però aspetta, posso... Intanto vediamo un attimo sta roba qui. Stai fermo! Vai via, per favore! Porco due! Oh! Come mi diverto. Top, Dust Pan Collected. Vendiamo sta merda. Ma questa merda non si può vendere. Non ho capito nulla, meno male. Come non c'è niente di storato? Ma scusa, porca, mi piglia per il culo. Ma chiudi sta porta che entra la polvere. Vai, chiudi. Ma scusami, ma adesso l'ho tirata su sta roba. Dai, vendi. Flashlight. Non abbiamo... Ship no, storage devi fare, storage. L'ho fatto già, storage. Non è vero. Storage. No item stored. Nessun item storato, ragazzi. Root the company, ci dicono in chat. Perché? Ma perché dobbiamo tornare? Dobbiamo tornare alla compagnia? Ma no, ma basta forse qua. Start ship, possiamo tornare indietro qua, ragazzi. Ah, dite che forse la possiamo vendere. Ah, dobbiamo tornare. Andate su Moons, perché? Moons, company building, Moons. Buying at 17%. Experimentation foggy. Ah, c'è la pioggia. Qua siamo foggy, immagino. Ah, ci dice tutte le caratteristiche. Welcome to ExoMoons Catalog. Ci dice tutte quante le cataloghie. Figo. Che cazzo stai dicendo? Non lo so, Andrea, non lo so. E io fuori di mischiare. Ah, le pile per le torce erano qua. E ragazzi, quindi Experimental, Floated, Rend, Dying Titan. Oh. Dica. Che? Niente. Cos'era? Ma dove senti sto ruggito? Cos'è? Company building, Dino. E facciamo company building. Vai, fallo. Ascoltiamoli. Ma basta per la porta. To route the ship currently, I must be in orbit around the moon. To route... Ah, allora faccio start. Use the main lever to the front. Ah no, allora bisogna usare... Bravo, bisogna far lì così. L'hai fatto? Che mo partiamo, sì. Adesso partiamo e poi bisogna tornare alla compagnia. È un delirio, Basta, tutta sta cagata per un vuoto? Vabbè. Fatto? Beh, ci sta. Ma stiamo partendo o no? Prova. Sì, penso che siamo in orbita, sì. Grado, vediamo, grado. Ma perché io sarei quello meno più sfaticato? Ma perché? Grado B, però. Esperienza 2, però. Già. Un giorno rimasto, perfetto. Già zero giorni rimasti. Che ma ci licenziano. Non ne ho idea. E quindi adesso? Condition, ma se apro la porta in orbita, depressurizziamo la vita. Quindi cosa dobbiamo fare adesso, ragazzi? Un buon inizio, più o meno.
Dobbiamo arrivare a 130 soldi entro 3 giorni. C'è scritto là sopra, guarda. Ah, vabbè, un vuoto varrà almeno 200 soldi. Dai, che Ma cazzo, è un sì, ma sì. vuoto. Cioè, in realtà è un V, non si sa il numero. Quindi adesso devo fare Road Company Building. Vai, vai, fallo, fallo. Fallo. Ok, ci sta portando dove si dovrebbe. Bravo, Ma se apro la porta mentre si è bravo, bravo. nello spazio, che No, succede? ci ho provato, non funziona, non si apre. Sei proprio un simpatico. Qualcuno se lo ricorda Alien, il gioco Alien, che era un gioco simile a questo, solo con una grafica un po' più realistica. E praticamente devi fare la stessa cosa, devi atterrare sulle lune, sui meteoriti e recuperare rottami. Ma mo? Però in quella potevi aprire la navicella quando eri nel vuoto Vado, e ti lendo la ship. risucchiavano. Vai, vai, vai. Parto? Faccio? Vai, 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 terra, Nello terra, spazio terra. nessuno supporto tecnico può sentirvi gridare, beh, ovvio. Terra, terra. Perché Ah no, ma land ship. Beh, se urli nello spazio non ti sente tutto nessuno. sommato. Ma E siamo con tornati questa al pianeta. manovra abbiamo. Ma dov'è? Con Ma il questa vuoto è manovra ancora abbiamo. qui! Ma abbiamo cannato tutto! Dove siamo? Gordion è scritto. Che posto di merda è? Hazard level safe. Vabbè. Con questa manovra, ragazzi, abbiamo sprecato 50 E anni. mo? E niente. Mi porto il motore. Ma basta con quel fuoco. Che cazzo dobbiamo fare qua? Che Lascialo qui, è lascialo sta roba? qui. Sarà qui la compagnia. Bello Ah, ok, bisogna portare qua la roba e la vendiamo qui. Ma che delirio! sto eco. Minchia, non lo sopporto più, ragazzi. Vai, vai, vendi, vendi. Prendo il resto io. Aspetta. Ok. No holding item. Mi hai rotto il cazzo, gioco. Bene. Che ci va a vendere? Qua. L'hai suonata? Sì. 100%. Oh. Oh. Che cazzo Che c'è? cazzo Cioè, era? Loctulu, che io stiamo vendendo la roba. Ok, quanti soldi si è dato? Cioè, you have what is invaluable to 73. the company. Pepe, mi verrebbe da dire. 73 non è poco. Ah, ma quindi lavoriamo per gli alieni che hanno schiavizzato gli umani, che riportano Eh tecnologia sì. umana? No, ma chi te lo dice che siamo umani? Andrea, ma ci facciamo i cazzi loro? Vai, vai, entra, entra. Ma è enorme qua. Questo gioco mi Bello. sta intrigando tantissimo, ragazzi, ma che figata. C'è anche un po' di Devo mistero. giusto. L'acqua. Oh, che meraviglia nel Piano, è sentirlo. Bloodborne è diventato, guarda. Giusto abbassare il volume di Andrea perché è altissimo. No, vabbè, senti, Andrea. Cioè. Allora, abbiamo 73 Cioè. monete, compriamo qualcosina. Mi Io comprerei una pistola, sinceramente. hai dato due soldi per il. Sento No, non mi ha dato due soldi, mi ha dato 78 monete. Voi colpo. forse non Guarda, l'avete visto. Per per tutto tutto l'ambaradà mi ha c'è. dato 78 monete. Quanta roba ho? Store. Ho 76 monete, ragazzi, la vedete lì a fianco al maestro. Dobbiamo arrivare a 130, ma abbiamo fallito effettivamente. Ma possiamo comprare walkie-talkie perché? Così possiamo Vabbè, parlare tanto dalla per quello. distanza? Eh sì, perché quando ci allontaniamo non ci sentiamo più. Lockpicker potrebbe utilizzare Pro F-Flashlight. Minchia, F-Light è bellissimo. Pickpocket. La Pro Pocket. Flashlight che cosa serve, Per cercare i ragni. Per Eh? cercare i ragni. Ah, c'è il jetpack a 700. Vabbè, allora io direi di fare. Vediamo un po'. Shovel, vediamo cosa fa lo shovel. La pala. 15. Vuoi prendere una pala? Costa 15, è tanto, Magari possiamo scavare, io lo faccio. eh. No, tu lo fai un cazzo, i soldi sono condivisi. Buono, abbiamo il nostro tesoretto, dobbiamo Ah, sono capire cosa condivisi, comprare. Io sono. fo fo prenderei. Bello! Oh, non sta zitto. Io Bello! prenderei prima di tutto la flashlight, secondo me è l'unica roba. La È per forza, torcia, perché eh. non si vede un cazzo. Come scrive? Flashlight. Conferma. Però due dobbiamo prendere. La famosa F di Però torcia, dobbiamo prenderne sì. due. 30, sì, sono 30 soldi due Un torce. order. Perfetto, un order l'abbiamo fatto. Cosa compro? Prendo qualcosa anche per te? Prendimi una torcia anche a me, dai. Vai, vai, faccia, faccia. Via, comprate. Ok. Andiamo sul pianeta. Non abbiamo molto tempo, però. Vai, vai, vai. L'ultima missioncina la facciamo. Però vedi, il profitto anche se spendiamo rimane, vedi, guarda. Ma Vieni qua.
Oh, vieni qua. No, vieni, no, 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 ci stava dando. No, no, no. Abbiamo perso 30 dollari. Abbiamo perso soldi. Perso soldi. Io aveva ragione mio padre quando diceva di non sposare. Ecco. Che cazzo succede? Che ho fatto? Ecco. Andrea, io sono fuoco. Ah, quindi se non... guardalo, guardalo, che cretina. Guarda. Una formica, mentre un bambino con una torcia, con una lente di ingrandimento dà fuoco al formicaio. Lui è la formica che va in panico. Ci hanno licenziato, ci hanno fatto risucchiare dal vuoto cosmico. Ok Andrea, stavolta nessun errore, sei pronto? Ci abbiamo 60 dollari. Compriamo dopo, sti cazzi. Vai, veloce. È uno dei giochi migliori che sia mai uscito nel 2023. Sta andando tutto molto veloce. Stai prendendo le flashlight, comprale tu. Sì. Che è sta musica, Cristo! 8.03 del mattino. Si sta allagando tutto, Andrea. Madonna mia. Sai che ne prendo un'altra? Anzi, no, io mi prendo la palla, la flashlight, usala a te. Guarda, ci servirebbe un remo. Piove. Non so se c'è qualcosa. Oddio, se c'è qualcosa nell'acqua. Sta per ammazzare la trivella qui. Torcia, okay. Sì, la torcia ce l'ho. Arriva la palla adesso, forse. La pala. Comunque, ragazzi, non l'avevo visto, ma vicino al maestro c'è, nella sua visuale, c'è l'immagine della batteria della torcia. Credo che ci siano altre batterie sopra la nave, quindi dovrò usare quelle. Andrea, che cazzo stai facendo? Sto aspettando la pala. Ma... hai comprato anche la pala? Sì, magari adesso arriva, aspetta. Con i miei soldi? Con i nostri soldi. Magari per una Dio nella pioggia. Volta. Eccola. Dai, entro oggi però, Ma dov'è? No. Oh. Minchia. Scava? Ah, la puoi usare come arma? Ah, no, è un'arma. Ah, ottimo. Allora, la main entrance è di là. È molto violenta la vanga. Vieni. Che belli i pianeti, cazzo, ho allagato questo. Questo è bello, sì, questo qui è figo. Il pianeta di Interstellar con il tsunami. C'è un buco qui, mi infilo. Andrea. Che c'è? Cos'è? Non mi sembra una cosa umana. Sembra una raga di anale gigante. Che cazzo è? Bello. Non vedo niente, non vedo. Guardate che gallino che fa sta pioggia! Fa una roba, esci! Vai! Ma vaffanculo il cane, yeah. Porco due! Yeah. Esci! Chi se ne frega, non mi interessa più! Ho util! Ho smesso di interessarmi! Andiamo qua sopra, vediamo se c'è qualcosa! Hai un fango negli scarponi, che è una merda! Muoviti! Non posso correre io con la... Vieni di qua. Porca. Non si capisce nulla, un classico. Beh, lui ci sta. Data chip, attenzione. Found journal entries, Wing of Things, August 27. Abbiamo trovato un journal, Andrea. Di Augusto 27, Augusto. La parola journal. La performance di questi personaggi è incredibile. Sì, hanno un po' dei polmoni da cavallo. Ok. Dov'è la main entrance? L'entrata cattiva è di qua. Ah, vai. Però volendo noi potremmo proseguire anche per di qua. No, no, ah no, non si può. Cazzo, possiamo andare... Ma la mappa è enorme.
Ma noi dobbiamo andare al bunker. Io sono davanti come alla cazzo cammini, Andrea, bellissimo. Vabbè, che c'ho la... Vabbè, anche tu, che scherzi. Non c'è bisogno di prendermi in giro. Possiamo salire volendo, sì. Comunque. Ok, allora, quanto danno fa la tua pala? Non lo so, non mi ricordo. Bisogna vedere. Perfetto. Allora, dei professionisti, vedere. Andrea. Non ho molta batteria ancora per la torcia, ma non importa. Vabbè, che la... Oh, il silenzio. Cosa cazzo fai? Io sono leggenda. È un metodo che può funzionare, Andrea. Ho trovato una confezione di cetriolini, se ti interessa. Oh, buoni cetriolini. Sam, devo andare. Suoni. No, ero io. Ma va, guarda. Fire exit. Io non mi fiderei, è uscito. Ma perché? Perché ho un cretino per compagna? Cosa c'era di là? L'uscita. Strano, cazzo, ma l'uscita. Incredibile. Chi l'avrebbe mai detto? Chi l'avrebbe mai detto? È un chiaro segno, effettivamente. È un'esperienza incredibile. Com'è stato? È stato bellissimo, mi sono innamorato due volte, ho vissuto i miei 80 anni più belli della mia vita, sono invecchiato bene. 50 anni, sono passati 50 anni da caricamento. Vedete, il tempo è relativo, io ho detto 80 anni, lui 50 ne ha percepiti. Con lui è stato clemente con me. Allora, cosa c'è qui? Non lo so. Cazzo, sono armato, non prendo niente. Un altro motore vuoto. Mica dei pazzi, sento dei pazzi! Corri! Corri! Andrea! Che cazzo è? L'hai ammazzato! L'ho ucciso! Ma cos'è? L'ho ucciso! È un abominio, ecco cos'è. Allora, stammi dietro, Cioè, sono ferito male, però. Quanto, come sei messo? Malissimo. Grandissimo, bravo. Beh, i colpi si sentono, la foga dell'uccisione c'è. Allora, abbiamo un motore. Non vale niente però quella. Lo vado a mettere all'ingresso. Lo vado a mettere all'ingresso, Andrea, così ce lo portiamo dopo. Ma che schifo è sta fa? Stai già diventando un provetto svuotatore di cantine. Ok. Sì, penso che sia il lavoro che fanno alcune persone qui nel milanese, però fatto nel futuro. Vedo un cazzo, non vedo. Non si vede niente. Ma è enorme sto posto. Ma non c'ho voglia. Che è stato? Ma sei cret... Minchia, dammi quella pala. Dammi quella cazzo di pala. Dammi la pala. Accendi la luce. No, qua, dammi la pala, non ti do... Guarda, veramente. Accendi la luce. C'è il bidone dell'umido, quel bidoncino dell'umido. Sento qualcuno masticare, sei tu? Aspetta, ah no, ok, era un glitch grafico. Sembrava... Madonna, c'è anche un pizzico di horror in questo gioco. Un pizzico, so che a voi piace. Accendi la luce, vai! Ah, perché hai spento tutto? Aspetta. Metto pure la reazione. Oh, bravo. Era già accesa allora. Era già accesa. Cioè, come prima adesso, ne è cambiato un cazzo. Vabbè, leva la torcia, qua c'è la luce. Ho trovato la vita del gigante di ferro. Ah, è vero, quella. Ciao, a presto. Invece. È lei. Cazzo, è vero, non hanno mai dato un sequel. C'è un'altra strada di là. Ma come facciamo a collezionare tutta sta roba? Ci conviene tornare indietro, Andrea, eh? No, vai avanti. Sono sicuro che stiamo per trovare l'oggetto definitivo. Dobbiamo arrivare a 120 in 3 giorni. Se no ci defenestrano dall'astronave. È chiusa questa porta. No, ci vuole il grimaldello. Spaccala con la pala. Che cazzo è sto suono? Ma è incredibile comunque la capacità. Cioè, l'audio di sto gioco è ambientale. Boh, è a posto. C'è una lamiera, c'è su anche questa. Abbiamo un pochino di roba, eh. Però volendo potremmo saltare per di qua, guarda. Sei pronto? Provaci, vai.
Oddio, con tutte le robe che ho in tasca? No, no. Lo faccio io. Allora molla giù, la pala prima, va? No, allora no. Ah, visto? Di qua c'è un'altra strada, vieni. Comunque per terra davanti a te, ciappa su sta roba, Andrea. Qua. Ciappalo. Bravo. Ok. Vai. Qua, guarda, vieni, girati qua. Ah, c'è l'altra strada. Ah, vedi. Allora, io ho l'inventario pieno, Andre, quindi adesso devi far tu, eh. Io c'ho altri due posti, dai, altri due oggetti li possiamo prendere. E così i due si separarono. Ma qua torniamo indietro? No, qua è un'altra strada. Minchia. Dove sei? Minchia. Apri. Dove cazzo siamo? Dustpan, ok? Che cazzo? Inventario pieno. Che sta? Ma sei deficiente! Ma cosa hai staccato? Oh, porco giù, ho staccato il reattore! Riattaccalo immediatamente! Livello di radiazione! Riattacca! Ce lo portiamo via! Ma che idea del cazzo è? Non so dove è l'uscita! Non si vede un cazzo! Ship computer termina tuo accesso secure door. Dobbiamo chiudere. Non ho finito! Si è spenta la torcia! Oddio! Di qua. Ho sentito un suono. Dove cazzo sia? Vai. È giusto di qua. Non vedo niente. Vieni. La nave sta partendo. Warning, the autopilot ship will leave at midnight. Perfetto. Segui me, stai andando dalla parte sbagliata. Torna indietro. Sei acceso, qua. Sei bellissimo, incredibile. Corri, muovi. Muoviti. Non posso correre, sono pesante. Ma porca di quella puttana. Stamina. Non mi ricordo la strada. Figata, me la ricordo io, tranqui. Ma scusa, ma la lucina del contatore è ancora accesa? Com'è possibile? Ragazzi. Abbiamo staccato il reattore, ovvio che non va più in casa. Allora, di qua. Muoviti. Guarda il senso dell'orientamento incredibile. Ma guarda, qua. Non mi stupisco. Che cazzo è sta roba? Dove sei andato? Dove sei? Vieni, qua. Oh! Sono qua. Oh! Sei stato tu a fare... Sì. Vai. Quella è l'uscita, la vedi? Sì, la vedo. Vai. La vedo. Prendi il motore. Aspetta, devo buttare giù qualcosa. Cos'è che vale meno? La lamiera? Che cazzo ne so io. Fuori dai coglioni. Okay. Andrea, abbiamo 10 minuti, poi parte la nave, corri. Non posso correre, ho poca stamina. No, me ne frega, muoviti. Oh cazzo! Sono finito in acqua! No! Vedi che chi troppo vuole nulla stringe? No! Missing! Io sono missing! Non mi hanno mai ritrovato! E chi lo dice alla mia famiglia? È il gioco più bello? Sì, di sempre, cioè. Che io abbia mai giocato. Che sono? Ma è ancora presto. Allora, ma noi se torniamo lì, ci ridanno le... Ma no, aspetta, pensavo di aver visto il V8. Affanculo. Cazzo, abbiamo trovato il pezzo di reattore. E quindi abbiamo perso di nuovo tutto da capo. E non abbiamo manco i soldi. Abbiamo perso un giorno. Come cazzo facciamo? Ho perso la pala per colpa tua. Non sono morto per la fretta, siamo morti perché è partita la nave, ragazzi. Ma se mancavano 10 minuti. No, non è vero. Non è vero. Senza pala è finita. Come faccio? Nuova creatura. Ci sono le api, osso. No. Porca puttana. Quindi in sostanza dobbiamo anche muoverci in maniera abbastanza celere. Goliardi. Vabbè, voglio ritrovare il reattore perché ho il pezzo di Andrea. Voglio. Che c'è? Niente. Ti sei perso un drago, ma vabbè. Vabbè, al centro della mappa si è alzato qualcosa. Che succedono tutti i giorni. Allora, dobbiamo muoverci. Ma non è vero questo, dobbiamo muoverci. Come non è vero? Abbiamo perso per il tempo, non è vero che dobbiamo muoverci. Il tempo scatta quando stacchi il reattore, perché sta per scoppiare tutto. No, quindi. Andrea, a mezzanotte riparte la nave. È tutto già buio. Siamo bugiardi. Al buio? Ma sì, a me che cazzo me ne frega. Sei tu che fai sti passi? No. Buono, perfetto.
Scannerizza tutto. Oh mio Dio, no. Oh Cristo santo. C'è una chiave. Oh, okay. Valore 3. Può aprire una porta. Ma però usiamola per aprire una porta, scusa. Visibilità bassa, steam leak detect. Steam leak, che cazzo è? Ma Andrea. Corri! Che cazzo è? Non so cos'è. Che cazzo era? Non lo so. Ma è carino. È schifo. No, Oh mio Dio. Cazzo, è morto? Mi sento un po' responsabile. Non posso gettare il suo cadavere giù. Quanto pesa? 11 libbre. Oh cazzo, no. Oh. Ok. Non apre le porte, vero? Guardalo, è là dall'altra parte. Ok. E come facciamo adesso? Come cazzo faccio senza... Oh mio Dio. Ci sarà qualcosa da racimolare qua. Qualcosa che... Una lattina, no? Una birra. Che cazzo... Bottiglie. Quanto vale? Quanto valgono le bottiglie? Aspetta, forse dovrebbe dirmelo... 48? Porco due. È fatta. Le bottiglie valgono 48. Ma c'è un modo di rivitalizzare il maestro? Maestro duro è scomparso. Ragazzi, c'è chi... C'è la gente va e viene, eh. Allora, non voglio fare lo stesso errore di prima, ma quanto... L'autopilota se ne sta andando. Condizioni generali pericolose. Vedi che allora non sono pazzo io. Allora, se ritorno sulla nave, teoricamente... Ma se n'è andata la nave, Ma ci stavo andando alla nave, però la nave se ne va, come cazzo ma facciamo a tornare a casa? Dirti una cosa, l'ho fatta partire io, volevo farlo partire. Ah, l'hai fatta capito? Partire tu? Sì, per vendetta. Ma tu lo sai che avevo trovato una cesta di bottiglie di Chianti da 48 monete? Ma te lo meriti. Tu lo sai che abbiamo un giorno rimasto per racimolare 130 adesso, monete. Adesso trovo. Allora. Ti compro la shovel di nuovo. Ma con quali soldi ti compri la shovel? La flashlight c'è? No, non c'abbiamo 7 soldi. Aspetta che controllo se ce l'ho io i soldi. 7, amici. Porca puttana. Avevamo trovato il reattore nucleare della vita. Siamo finiti adesso là. Mezz'ora solo per aspettare che ci portino giù la cazzo di pala. Ma non ho chiamato niente. Come non hai chiamato niente? Ma allora. Vabbè, ragazzi, abbiamo perso anche questa. Ci licenzieranno. Ci licenzieranno di nuovo. Cioè, è bellissima con quell'animazione che vogliamo. Grazie, mi dispiace, grazie per le sub. Perdonatemi, dopo vi ringrazio per bene, vi abbraccio tutti calorosamente. Quindi sì, siamo praticamente degli schiavi degli alieni. Degli allie, siamo degli schiavi degli allie. Allieglie. Ich bitter. Eh? Ah. Senti. Lo sbattitore di uova. Questo magari fa anche danno. Oh. E la Madonna. Oh. Steel wheel. Cos'è che hai trovato? Ho trovato questo, la vado a mettere giù vicino alla porta. Io ho trovato un volante. Non male, non male. Beh, metti tutto là, raggruppa tutto là. Allora, abbiamo
20, 49, totale 89 monete, Andrea. Oh, non male per niente, dai, dai, forse ce la facciamo ad arrivare a 130. Ma vieni, vieni, sali su, magari proviamo un'altra roba. Aspetta, ho trovato un Trattered Metal Sheet. Vai, magari riusciamo ad arrivare a 120 in un giorno. Record. No, puoi tenere, siamo a 105, Andrea, siamo a 105, dai. Vai, vieni qua, guarda, vieni qua, di qua c'è più roba, secondo me. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Manca una roba, qua secondo me, uscendo di qua... Tornerà cambiato, ve lo dico. Io? Già lo sai, no? È tornato cambiato, lo sapevo, perfetto. In peggio, ma come d'altronde... Guarda, c'è già uno sgabello, Andrea, manca una corda, impiccati e abbiamo fatto, dai, su. No! Tanto, se questo deve essere il livello... Dai, mancano $20. Allora, scendo giù di qua. Che vado? C'è? Che c'è? Vai, di così paura, vai. Di perdere tutto. Minchia. Sei un figlio di... Già lo sai. Sto scannerizzando, ma non sto scannerizzando niente. Non vedo un cazzo. Oh, cioè, vedo che c'è la luce. Shh. Cos'era quel... È sul soffitto. Qualunque cosa sia sul soffitto. Ok, qua non c'è un cazzo, però c'è un piano di sopra. Attenzione, chi? Valore 3. Vabbè, la chiave possiamo anche mollarla qui, non vale un cazzo. Voglio trovare, ma no, ma magari apri una porta, scusa. No, non è così. Vai a trovare il reattore come prima. No, assolutamente no. Se c'è il reattore, lascialo lì, per favore, sennò perdiamo. Ma sai quanto varrà quella scena di plutonio? Guarda, c'era scritto. Ah! Un segno stradale. Quanto vale? Scusami che non ho letto. E niente. 28. Oh, 26. Andrea, sta zitto, Andrea, zitto. Andiamo. No, zitto, sta zitto. Ma c'è un cane, ma lo senti? Ah, sì, è vero, c'è un cane. Ma che cazzo? Che inquietudine, però. Corri! Ecco il cane. Dove? Ma è uscito. Vai. Che cazzo è? No, però. No. No, va, bro. Va. Ce l'ho in faccia! Levamelo! Che schifo! Andrea! Andrea! Non ti schifo! Andrea, ti staccalo! Non ti sento, sei un battato! Staccalo! Non ti sento. Toglimelo, mi sta ammazzando! Mi sta... Che schifo di scena! Critical injury, critical... Questa è la stessa esatta cosa che ho provato, l'unica volta che ho provato a farmi una pulizia del viso. Io ti sentivo tutto come se ci avessi qualcosa in bocca. Ditegli di prendere la roba e levarsi. Che ditegli? Ti ha smunto! Prendi la roba, torna sulla nave! Vabbè, io provo a tornare indietro. Non che cazzo si fa? Non è qui. Vieni, andiamo. Andremo insieme. No, e sta perdendo tempo. Sta perdendo tempo. Ma un po' gli sta bene. D'altronde, ragazzi, uno dovrebbe imparare dai propri errori. Però vediamo come l'evoluzione delle volte fallisce, vedi? Ma che cazzo ride? Aiuto! Mi sentivate battato, vero? Guarda, Andrea, io spero che si sia riprodotto nelle tue cavità orali. Mi sentivi? Ma guarda che tempo, non dovevo fare niente. Cazzo, ma questa roba dell'audio è fighissima. Cioè, vedete, con un'idea semplice alla fine, con una stronzata, fare una roba figa. Minchia, ci licenziano adesso. Eravamo diventati ricchi, cazzo. Dai, iniziamo. 2-2-2 c'è scritto. Questa è la volta buona. Dai, facciamoci licenziare.
Quanti soldi abbiamo? 5. Cioè, stiamo perdendo soldi, non si sa come. Facciamoci licenziare, vai. Chius determina road to competence. Andrea, abbiamo un giorno. L'ultimo giorno. È l'ultimo ora giorno va, per fare 130 ora, monete. Ora va. Ora va. Ma quando mi ha salito il facehugger? Mi sentivate ovattato? Sì, Andrea, ti sentivamo ovattato. Possiamo andare avanti con le nostre vite. Ho le api. Per sapere. Vai, vai. Perdiamoci però. Io continuerò, ragazzi, a tossire per altri. Dopo un raffreddore, non so se state notando, io non mi sono più ripreso. Cioè, da allora continuo a tossire. Incredibile. È allucinante. Long COVID. Ci sono casi di tubercolosi qui in Lombardia, è ritornata. Cattivo. Chiave. Allora, vai avanti nel buio, vai. Chiavi? Large axe. Beh. Oh, veramente. E quanto vale sta cacata? Tipo un'ottantina, se non sbaglio. E adesso è arrivato. Guarda. Dust pan 67. Dai. Ah, c'era un robo della polvere qua davanti, ma ce ne siamo accorti. Ma perché la chiavi le butti a terra? Ma guarda, ma perché non voglio avere roba tra le mani, no? Così poi raccoglio tutto. Apri le porte con le chiavi, porco dici. Ma non apri un cazzo, fidati, è semplicemente un oggetto. Non devi pensare come un essere umano, devi pensare quadridimensionalmente, devi andare oltre il concetto umano. Qui c'è un concetto di lore, c'è un concetto di altro. Ma se mi butto qua, credo che un po' muori. Ma qua è chiusa la strada. Ma qua ci siamo già stati. Beh, Andrea, abbiamo già perso, basta. Vai giù. No, mi arrendo. Vado. Minchia. No, io non ce la farò mai questa cosa. Guardami. Vai. Allora, per un attimo non ce l'hai fatta, poi il gioco ha detto sì, no. Sì, poi dopo il gioco ha detto dai, aiutiamolo, poveri. Oh! C'è il chiuso dentro! Ma che cazzo di... si apre, cretino! Oh, ma l'ho drogato il drinko! Si diverte con poco, ragazzi. Cioè, sembrano i vecchi tunnel che c'erano sotto vecchi... Che vecchi terminatori. Dust pan... Sento... Ok, c'è ancora quello strano suono come di acqua, come se ci fosse un blob da qualche parte. Voglio vedere che cazzo è. Eccolo! È uno slime, guardalo! Non toccarlo! Ah, è una creatura! Sì. Igrodere. Twitch non bannarmi. Spero si sia capito quello che ho detto. Ho trovato il rettore, forse, vieni. Ma non è vero. Sì, è la stessa stanza di prima. C'è del metallo ancora qua. Sì, ma questa roba non vale un cazzo, Andrea, non ce la faremo mai a fare 130 monete. Ci sono dei passi di troppo. Dove sei, oh? Non so, ti ho perso. Sono qua. Ok. Andiamo qua. Che pessima idea. Che brutta idea, oh. Andrea. Che cazzo è? Non lo so. Gesù Cristo, mi sono andato addosso. Minchia, ma è sempre peggio. Sono tornato indietro, ho fatto il giro. Ma dov'è? Ma ci sta inseguendo, dici? Eh sì. Adesso vado dritto a sto giro. Dritto. Bene. Non mi piace. Bene, non c'è un cazzo. Beh, non c'è un perfetto, minchia. Abbiamo sprecato solo tempo. C'erano dei passi di troppo, sì. Ma sono qua, secondo me è dietro sta porta, Andrea. Eh sì, sono dietro queste porte chiuse. Vai, sali. Ok, contattore. Non toccarlo. Allora, con calma, eh. Ma non ce la faremo. Ragazzi, è impossibile recimolare la stessa ricchezza che abbiamo... Guarda che mi sono già perso. Non so neanche come cazzo tornare indietro. Oh, guarda qua. Un altro? Ah. Eh sì.
36 vale sta merda. E ingombra tutto l'inventario. Fai tu. Senti, meglio di niente, dai, torniamo a casa. Prendilo, vai, prendilo, prendilo. Io voglio il reattore, però. Io voglio. Tu dimmi. Lo slurm ce l'ha. Guarda lo slurm che ci sta inseguendo, che bello che è. Ma non può nulla. È un mostro, direi, quasi pacifico. Oh, però è inevitabile, eh. Cioè, prima o poi ci pre... Siamo fottuti. Ci crede. No, è finito. Siamo fottuti. Ma se si salta di qua... Cazzo! Ah, non posso slurm. Dove? È qua davanti alla scala, aspetta. Io non posso saltare. Vai, passa ora. Aspetta. Vai. Vai. Oh, c'è il cagnolino qua, occhio. Come c'è il cagnolino? Là, il bruco, il facehugger di prima. Dov'è? Ah, ma è un tour, l'ho visto. Ragazzi, cioè, ripeto, uno dovrebbe anche una certa imparare dai propri errori. Scendono dal soffitto lì a bocca aperta. Dove cazzo sono finito? È morto? Sei morto? Credo sia morto. Ora, peccato perché quello col senso dell'orientamento è lui. Ma Cristo santo, Gesù vacca. Gesù vacca, ragazzi, in alcuni paesi si sa, è così. Diciamo che c'è una sorta di cultura che va... Dove devo andare? Non so cosa devo fare. Ah, dovrei saltare di qua? Ma posso saltare questo affare in mano? Ma c'è il modo di saltare? Non vedo. Sì, c'è una sbarra. Oh, Cristo. Ok. Che brutto suono. Morto sul colpo, però. Che brutto suono. Bruttissimo. Bisogna proprio il suono della calotta cranea che si apriva. Buon, ragazzi. Nervoso. Però penso sia il gioco della vita. Questo per me è uno dei giochi più interessanti che abbiamo portato. Più e sinceramente, di sempre. E sinceramente non vedo l'ora di riportarlo. Confermi? As you have not met the prophet Fallout, your presence has been deemed for those who quasi quasi io non mi non lo attiviamo più il suo audio, che dite? Devi smutarti. Mi senti? Sì, adesso ti sento. Dicevo, è o no un bel gioco? Certo, assolutamente. Poi dopo immagino che sarà pure, cioè lo aggiungeranno anche contenuti. Non so se devono fare qualcosina di... Penso sia una giusta anticipata. Non so se c'è una road trip. Hanno fatto l'aggiornamento l'11 novembre di autunno. Autunnale. Sì, è necessario. È in accesso anticipato. È in accesso anticipato, però se voi guardate, ragazzi, questo gioco non l'ha, cioè, a livello italiano... Ah sì, beh, adesso ci sono comparse delle recensioni. Prima non c'era nessuno. No, perché è diventato abbastanza virale su TikTok. Adesso l'hanno giocato. Mi fa piacere perché è veramente una figata. Cioè, complimenti, bravi.